Davide, grazie per averci illustrato quindi, gli strumenti che sono a disposizione delle aziende italiane che vogliono approcciare questo mercato, l'importanza di registrare e di tutelare la proprietà intellettuale e anche degli incentivi che sono evidentemente messi a disposizione in Cina. A questo punto tu hai già introdotto il tema successivo, cioè quello di sviluppare una strategia concreta di tutela della propria proprietà intellettuale, specificamente quando si affronta questo mercato. Per questo argomento richiamo sul palco il nostro avvocato Davide Ledunio, scusate la crasi, e gli cedo la parola, chiedendo a questo punto di rispettare i tempi, quindi svolgo il mio ruolo di moderatore. Grazie di nuovo. Allora, diciamo innanzitutto che se parliamo di innovazione, qualsiasi invenzione, no, diciamo qualsiasi risultato delle attività di ricerca e sviluppo, qualsiasi innovazione nasce, diciamo, come un trade secret. Ora, è vero che diciamo, sui trade secret ora si sta concentrando molta dell'attenzione degli addetti ai lavori, degli stakeholders, per una serie di motivi che vi dirò tra poco, ma è anche vero che come dire, il segreto industriale è alla base di qualsiasi attività che abbia oggetto che sia il risultato di attività di ricerca. Poi ovviamente le strade possono essere due, si può scegliere di andare verso una strada costosa e remunerativa allo stesso tempo che la strada del brevetto, si può scegliere di andare su un'altra strada che è quella del mantenimento dei trade secrets. Ovviamente l'onda lunga è stata generata dall'adozione nel 2016 del Defense Trade Secrets Act negli Stati Uniti, che ha in qualche modo attribuito alla Federal Jurisdiction for Trade Secrets Litigation. Ovviamente questa onda lunga si è trasferita anche nell'Unione Europea, dove in alcuni paesi i trade secrets erano già considerati diritti di proprietà industriale, e qui cito ovviamente l'Italia, ma dove ovviamente è stata adottata una direttiva che entra in vigore, come dicevo nella precedente presentazione, nel 2018, che imporrà agli Stati membri di adeguare le proprie normative alla direttiva. Ricordiamo che i trade secrets sono diritti di proprietà industriale, o comunque sono proteggibili dinanzi a una corte, non attraverso ovviamente delle procedure di deposito e di registrazione, ma attraverso l'adozione di procedure e protocolli interni che consentano in sostanza di dimostrare davanti a una corte che le informazioni confidenziali sono appunto segrete, quindi non devono essere facilmente accessibili in tutto e in parte e da terzi, devono avere un valore economico proprio in quanto segrete e devono essere state protette all'interno dell'azienda da misure ragionevolmente adeguate per mantenere le stesse informazioni segrete. Questo diciamo come elemento generale. Ora andiamo a vedere invece un po' più nel dettaglio quello che riguarda brevetti e trade secrets, anche perché diciamo tutto quello che ha a che fare con la protezione, direi che deve partire ancora una volta, come abbiamo detto più volte, deve partire dal luogo più vicino al luogo in cui vengono svolte le attività di ricerca e sviluppo. Quindi anche perché le normative, soprattutto internazionali, consentono di posticipare un momento successivo l'implementazione della protezione a livello internazionale. Pensate al diritto di priorità, ovviamente della Convenzione di Parigi, diciamo, l'Unione di Parigi di fine 800 addirittura, che consente comunque di rivendicare la data del primo deposito laddove si estende appunto la protezione a livello internazionale nei 12 mesi. Questo ovviamente è ovviamente anche il PCT che consente di estendere questa data a 30-31 mesi dalla data del primo deposito. Sono tutti strumenti che la normativa consente al titolare per, come dire, valutare l'andamento sul mercato del prodotto. Quindi direi che l'impresa deve porsi il problema della proprietà intellettuale, eventualmente deve proteggere anche quello che ritiene non sia o comunque di cui non è sicuro si andrà ad uno sfruttamento immediato.
Diciamo che la protezione può essere eventualmente lasciata alla protezione nazionale, può essere comunque poi lasciata decadere, ma in ogni caso diciamo, si ha la possibilità di posticipare sugli esercizi successivi le eventuali spese necessarie, queste sì ingenti, all'estensione internazionale della protezione. Vediamo cosa succede in Cina. In Cina, diciamo, vige in linea di massima su tutti gli IPR il principio del first to file, il primo che deposita il titolare del diritto, questo vale soprattutto per i marchi. La Cina è molto attiva dal punto di vista dell'adesione alle convenzioni internazionali, non è parte soltanto della convenzione dell'AIA in materia di design, però è parte sia del Patent Compression Treaty che del Madrid System. Le autorità di riferimento, come vedete, sono diverse a seconda che si parli di patents, utility models and designs, quindi State Intellectual Property Office per quanto riguarda brevetti, modelli, utilità e design, China Trademark Office per quanto riguarda i marchi e National Copyright Administration of China per quanto riguarda i copyrights. Il principio è quello, ancora una volta, di scegliere diciamo un supporto, un consulente nel luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche dell'impresa, quindi le attività di ricerca e sviluppo per quanto riguarda le innovazioni, le attività di marketing e advertising per quanto riguarda per quanto è ovviamente diciamo di comunicazione per quanto riguarda i marchi e le attività di eventualmente di ricerca di eventuali soluzioni estetiche per quanto riguarda il design. Quindi laddove si individua, laddove insomma, un'impresa italiana ha il centro delle sue attività di ricerca e sviluppo, comunque dove partono le strategie in Italia, è corretto che usi un intermediario nazionale ed eventualmente poi questo intermediario nazionale utilizzerà un intermediario locale per quanto riguarda le attività operative di fronte all'ufficio agli uffici competenti cinesi piuttosto che alle corti cinesi. Ovviamente l'utilizzo dei due intermediari per un'impresa è riduzione del rischio, qui non stiamo parlando di andare del gioco d'azzardo, stiamo parlando di business e laddove si parla di business per le piccole e medie imprese soprattutto la garanzia è soprattutto la riduzione del rischio, quindi due intermediari in questo caso servono a ridurre il rischio. Per quanto riguarda la durata, come vedete siamo in linea con le durate previste anche per quanto riguarda i diritti europei. Ricordiamoci sempre che le regole che valgono per la Cina non valgono per Hong Kong, Macao e Taiwan. Abbiamo detto che abbiamo già parlato del Patent Cooperation Treaty, abbiamo già parlato del Paris Convention. Comunque, in linea di massima, l'oggetto di protezione per quanto riguarda la Cina è in linea con gli standard internazionali, ma anche i criteri di validità del brevetto sono analoghi a quelli che sono validi per i diritti che conosciamo meglio, quelli relativi all'Italia e all'Unione Europea. Quindi i criteri di validità sono altezza inventiva, quindi la soluzione tecnica deve risolvere un problema tecnico, un problema tecnico per un esperto del ramo, la soluzione deve essere nuova, quindi non deve essere stata precedentemente pubblicata né acquisita allo stato dell'arte, neanche attraverso letteratura scientifica, eccetera, per quanto riguarda appunto la novità. Esiste un frequente utilizzo in Cina dei modelli di utilità, cioè le piccole invenzioni che consentono appunto di andare a una concessione senza un esame di merito degli stessi. Esiste anche la figura del design patent, su cui però non ci soffermiamo oggi. Allora, prima di introdurre questa slide direi, il brevetto ha i pro e i suoi contro. Uno dei contro è la pubblicazione dopo 18 mesi, che in qualche modo, da un lato, se stiamo parlando di un'invenzione importante, può generare dei vantaggi, dall'altro ovviamente mette a conoscenza tutti quanti del contenuto della nostra invenzione. Come vedete, ad esempio, da questa invenzione non sempre funzionano, non sempre hanno successo, qualche volta è meglio tenersele segrete, no? le soluzioni. Questa è una soluzione per aiutare una madre a partorire attraverso mettendola su una struttura e facendola girare vorticosamente. Parliamo del 1965, evidentemente non ha funzionato, ma questo è ancora meglio, nel 1920 il bacio igienico, quindi il bacio attraverso una
una rete, una piccola rete, diciamo, che consente alle persone di non entrare in contatto per evitare di... Ecco, quando, diciamo, avete in mente queste soluzioni, non pensate al brevetto, al massimo pensate al segreto industriale, che almeno, voglio dire, non si fanno brutte figure. È il segreto industriale. Diciamo che, come per il brevetto, anche per il segreto industriale è necessario partire sempre dal luogo dove l'impresa ha il core business, dove ha il centro delle proprie decisioni. Perché ovviamente parliamo di adozione di protocolli, procedure interne, e quindi l'impresa che adotta e implementa delle procedure interne e lo deve fare innanzitutto a casa propria e poi lo deve fare eventualmente su tutte le strutture, eventualmente anche estere, o rispetto a tutti i fornitori esteri di cui si avvale. Peraltro qui nasce un'ottima opportunità per le imprese italiane e europee. Lo accennavo prima, nella prima presentazione. Come dicevo, la normativa cogente in materia di data protection entra in vigore nel 2018 e costringerà le imprese ad essere compliant con questa normativa, quindi a gestire i dati, soprattutto quelli verso i paesi terzi, con una certa attenzione. In caso contrario potranno essere adottate delle sanzioni. Ora, questa è una grande opportunità perché, dicevamo prima, ogni invenzione, ogni innovazione nasce con trade secrets, ma ormai ogni innovazione nasce con dei dati. Sono dei dati normalmente elettronici. Allora, l'impresa che decide oggi di essere compliant con la normativa data regulation, in sostanza ha la grande opportunità di prendere in considerazione l'adozione di modelli che non consentono soltanto di pensare al brevetto come forma di sfruttamento dell'innovazione, ma anche al trade secrets. Ovviamente l'obiettivo è quello di introdurre l'obiettivo della Commissione, attraverso l'adozione di questa direttiva, è di creare un ambiente idoneo nei 28 paesi dell'Unione Europea per una maggiore tutela dei trade secret, posto che oggi, ripeto, soltanto in Italia i trade secret sono considerati diritti di proprietà industriale e in molti altri paesi le litigation in materia di trade secrets sono pressoché sconosciute o comunque corrispondono a dei casi isolati. Dicevo, i principi sono per cui un trade secret può essere protetto sono quelli di cui vi accennavo prima, quindi le informazioni devono essere segrete, quindi non devono essere facilmente accessibili, devono avere un valore economicamente proprio in quanto segrete, devono essere protette da misure adeguate. L'obiettivo della direttiva è quello appunto di avere una consistent definition of trade secrets a livello di Unione Europea, ovviamente creare dei remedies che sono disponibili in tutti i paesi dell'Unione Europea e ovviamente dare delle linee guida anche alle corti dei paesi membri, perché poi nella litigation effettivamente le corti possano emettere delle decisioni in linea con la tutela dei trade secrets. In Italia, come vi dicevo, sono già tutelati i trade secrets sia dal codice, da un articolo dal 2598 del codice civile, sia da alcuni articoli del codice di proprietà industriale, e in ogni caso l'impatto della direttiva in Italia sarà assolutamente ridotto. Per quanto riguarda la Cina, posto che, ripeto, la tutela dei trade secrets deve innanzitutto iniziare nel paese dove vengono sviluppate le procedure interne di gestione dell'innovazione e di gestione dei dati, in Cina comunque la tutela dei trade secrets, per quanto sotto un profilo della prova e sotto un profilo anche dell'ottenimento di decisioni favorevoli, non è semplice, al fine di preservare la segretezza dell'informazione, il proprietario dell'informazione deve prendere tutte le misure fisiche, tecniche, contrattuali per far sì che le informazioni stesse siano considerate segrete, un po' rifacendosi quei principi che avevo appena accennato prima. Quindi tutti gli impiegati, insomma gli addetti, devono comunque siglare dei contratti all'interno dei quali sono incluse clausole non disclosure. Ovviamente le clausole non disclosure devono far parte anche di tutti gli accordi con terzi, con providers, con clienti, eccetera,
e ovviamente tutti i documenti devono menzionare la dicitura che sono documenti confidenziali e ovviamente i terzi devono essere monitorati, perché laddove non ci sia questo monitoraggio o laddove, come dire, ci siano dei comportamenti tolleranti nei confronti di eventuali violazioni delle controparti, questi verranno comunque valutati dalle corti in maniera negativa. In alcuni casi è possibile anche ottenere risarcimenti danni, ovviamente le strade sono quelle delle cause civili o quelle delle cause penali, dove ricorrono degli estremi penali, oppure quelle presso la Local Administration for Industry and Commerce, laddove appunto ci siano dei comportamenti che in qualche modo diciamo abbiano degli impatti, le cui violazioni abbiano degli impatti sul mercato. Queste sono le autorità che possono intervenire laddove ci sia un l'avvio di un procedimento dinanzi al... Ovviamente non sono le autorità che possono intervenire in caso di trade secrets, abbiamo detto, sono in generale tutte le attività, le autorità che possono diciamo che possono essere interpellate per l'azionamento dei diritti in Cina. Per i trade secrets abbiamo detto la Civil Division of the People's Court, il Public Security Bureau nel caso in cui ci siano degli estremi penali, oppure l'Administration of Industry of Commerce. E questo è un caso studio che riguarda appunto la violazione di un trade secrets che riguarda IC cards, Integrated Circuit Cards, e in questo caso c'è stato un comportamento infedele da parte di un dipendente che per un certo periodo era impiegato simultaneamente in tutte e due le società. Ovviamente c'è stata la possibilità per l'impresa di raccogliere prove a sostegno di questo comportamento da parte del dipendente infedele, e quindi di sostenere che dei trade secrets, c'era stata misappropriation dei trade secrets, e quindi di ottenere un provvedimento favorevole. Come al solito, takeaway messages, quindi mi raccomando, oggi l'opportunità di implementare le procedure, i protocolli interni per la gestione dell'innovazione, quindi la famosa strategia di gestione della proprietà intellettuale, è fondamentale. Non è necessario adottare un modello patent based, può essere un modello trade secrets based, oppure può essere un modello misto. Utilizzare la compliance con la normativa data protection per eventualmente gestire il dato, e quindi il dato che genera, che diciamo che è alla base delle innovazioni in maniera strategica, cercare di identificare e segnare tutti i documenti come confidential, ovviamente laddove circola all'interno dell'azienda, ma anche presso provider e terzi, mantenere sempre un archivio di tutto ciò che viene raccolto, e ovviamente laddove vengono siglati dei contratti, mi raccomando, attenzione alla local legislation come applicable law, perché se decidete di inserire una clausola che vi inserisce come, che vi sottopone all'applicable law cinese, dovete conoscere anche gli effetti. Grazie.